Comunque diciamo che con grosse fatiche, trasformando anche la stazione elettrica quando fu proibito di fare la luce alla società, cioè la Società Generale Elettrica, decise che non l'avrebbe fatto più e quindi fu trasformato la fabbrica in chiesa. Quindi la chiesa dove oggi noi andiamo era la vecchia fabbrica di elettricità. Poi si fece Piazza Gamboto, che è il parco pubblico, e piano piano si sono fatti tutti i villini, con l'obbligo sempre per la società di procurare l'acqua, luce e tutti i collegamenti con la città. Quindi se oggi c'è Mondello, se c'è una cittadina che si chiama Mondello, è grazie a questa società privata che facendo un accordo con il pubblico ha creato una cosa assolutamente, credo, quasi unica in Italia. Cioè io non so di altre storie di società private che ha creato proprio infrastrutture, diciamo, che normalmente vengono fatte dal pubblico. Questa cosa oggi la gente se l'è scordata, non se lo ricorda più questo fatto. E oggi c'è la spiaggia, dice, ah, hanno lottizzato la spiaggia, hanno, no, lottizzato, come si dice, hanno proprio monopolizzato la spiaggia, da 100 anni è nel loro possesso, però nessuno si ricorda che questo possesso di spiaggia ha permesso di poter fare tutto il resto. E quindi diciamo che il fatto di esserci una unica società che ha potuto poi investire quello che ha guadagnato in altre infrastrutture, tutto sommato è stato un bene per la città.